Questa grande donna, Virginia Satir, diceva una cosa molto importante a proposito di assertività. Riconosci che tu sei la sorgente delle tue decisioni. Tu sei il solo che prende le decisioni del tuo processo interiore. È una frase importantissima perché ci fa capire che essere assertivi è diventare quelle persone che, ripeto le parole testuali della Virginia, diventiamo responsabili del nostro processo interiore. Io devo diventare una persona responsabile. Più una persona diventa responsabile del suo processo interiore, più questa persona starà bene e diventerà assertiva. Troppe volte invece noi ci perdiamo nella lamentela, nella paranoia, cioè nel pensare che siano sempre gli altri che ci creano dei problemi, nel vittimismo, proprio a me doveva capitare una roba del genere, nel rimpianto, ma perché mi è capitata questa cosa, nella reazione ansiosa, ecco, e adesso come farò, nella reazione rabbiosa. Mentre la cosa più intelligente che possiamo fare come esseri umani è esattamente quella di assumere la responsabilità del processo interiore. L'assertività è un modo per assumere questa responsabilità. Ed è molto importante comprendere che non è mai troppo tardi per imparare oggi quello che non ci è stato insegnato ieri. Perché la più grande risorsa che abbiamo come esseri umani è esattamente l'apprendimento. Poter continuare ad apprendere. Guardate che questa è una risorsa incredibile. Perché è tramite l'apprendimento che noi evolviamo, è tramite l'apprendimento che ristrutturiamo il passato, è tramite l'apprendimento che generiamo nuovi modelli comportamentali e tante altre cose, di cui una parola fondamentale si chiama consapevolezza. Più noi acquisiamo conoscenza, più noi acquisiamo consapevolezza, perché la consapevolezza è il risultato di quello che conosciamo. Se io non conosco nulla di me, sono poco consapevole di me. Non ci può essere consapevolezza se non c'è il faro della conoscenza.